Quali pensi possano essere oggi delle competenze realmente determinanti per poter vincere questa sfida? Allora, guarda, sicuramente quello della MiFID 2 è un'ulteriore grandissima sfida, ma sono anche dell'opinione che sia una grandissima opportunità, per dimostrare ai clienti quanto un consulente finanziario possa fare la differenza. Il tema della trasparenza, MiFID 2 ad agosto, a gennaio, perdonami, l'anno prossimo arriveranno gli strati conti con i costi, eccetera. Lì sarà tutto da vedere perché sarà una bella prova per ognuno di noi per capire se siamo riusciti a trasferire ai clienti e a far percepire soprattutto a loro il valore che siamo riusciti a creare nel tempo con loro. E non è, guarda, un tema di, secondo me, rendimento nel portafoglio. Cioè i clienti sono sì attenti al rendimento, ma sono attenti a tutto quello che ruota intorno. Quindi se tutti noi saremo in grado, ritengo, di saper soddisfare i bisogni e le esigenze dei clienti anche in altri temi, che non sono solo quanto ha guadagnato oggi con il mio portafoglio, perché il tema è leggermente diverso, nel senso che cercare anche di capire se è il caso di fare più di un portafoglio per gli obiettivi che ha, cercare di capire nel tempo se questi obiettivi per esempio sono cambiati o se stanno mutando. C'è tutto il tema del passaggio generazionale, il tema successorio, il tema della fiscalità, cioè, secondo me abbiamo un mondo da scoprire ancora e sicuramente ci aspettano tempi di grandi studi, perché bisogna rimettersi a studiare. E secondo il mio punto di vista, la vendita del fondo con la pacca sulla spalla ormai è finita da anni, eh.